Riqualificazione tram, a che punto sia? Stiamo andando avanti, aspettiamo la validazione del progetto esecutivo e riceveremo a seguito della validazione già il cronoprogramma dei lavori, ci confronteremo con l'amministrazione e i primi di ottobre si inizierà. Probabilmente dai sottosistemi, dalle cabine elettriche, da tutto questo mondo che non inciderà direttamente sulla viabilità, sul trasporto da mezzo tram, diciamo. Lei ha detto in conferenza stampa che noi siamo in testa per il numero di bus, cioè comunque siamo ai vertici in Italia e che ora con i nuovi arrivi a dicembre aumenteremo notevolmente. A che numero siamo arrivati come auto? In questo momento, se non ricordo male, abbiamo 26 bus elettrici. Abbiamo 25 bus ibridi e totalmente full hybrid e mild hybrid, e siamo i primi in Italia da questo punto di vista, siamo anzi al doppio della media delle altre città e nel momento in cui, sì, in rapporto alla flotta ovviamente, al numero di bus complessivi e con gli arrivi che avremo a fine anno e il prossimo anno, secondo me confermeremo questa presenza al vertice della classifica. Quanti arrivi ci sono? 74, se ricordo bene i numeri. Bus elettrici? Bus elettrici, sì, totalmente elettrici.